Ciao, ciao a tutti dall'Alberghiero Casini, siamo nel laboratorio di cucina diretto dal professor Mario Vangeli, i cui ragazzi di terza B stanno preparando un menù oggi legato al mare, ai prodotti ittici. E difatti con che cosa cominciamo, professore? Allora, qua stiamo preparando delle orate per fare un risotto con le orate e aromatizzato con della scorza di lime. Adesso Pavel sta sfilettando l'orata. Con le lische e le teste abbiamo preparato un fumetto che adesso dopo vi facciamo vedere e dopodiché prepareremo un risotto bianco semplice con un fondo leggero di cipolla, lo cuociamo con il fumetto di pesce fatto appunto con gli scarti della lavorazione delle orate e a quasi cottura ultimata metteremo dentro la polpa dell'orata, lo mantechiamo con dell'olio extravergine d'oliva e alla fine la scorza del lime leggermente grattugiata che ci dà il tono fresco. E dietro al banco di lavoro questo staff formato dai ragazzi, facciamoci dire almeno i loro nomi: Pavel, Sara, Andrea, Giulia, Sara, Simone, Giulia, Irene. Benissimo, li abbiamo conosciuti tutti, stanno organizzandosi per preparare i vari ingredienti in modo tale che poi avranno tutto a portata di mano per preparare questo risotto. Ma non è l'unico piatto che vi faremo vedere, ce n'è un altro, professore, quale? Allora, abbiamo uno spiedino di muscoli, i muscoli sono stati aperti come potete ben vedere, adesso dopo la pulitura formiamo lo spiedino, poi lo andremo a panare con una panura a base di pane grattugiato e aromi, timo, maggiorana, aglio e prezzemolo. Il muscolo, una volta che è stato panato, verrà infornato per pochi minuti col forno caldissimo vicino ai 250 gradi e darà un leggero tono di croccante alla preparazione e poi verrà servito con una misticanza, un'insalatina condita, anche questa con... Certo, Pavel sta preparando i filetti che poi andranno a far parte del risotto. Professore, come si sfiletta un'orata? Il ragazzo mi sembra bravo, lo sta già facendo, sì, da un po', lo abbiamo ripreso mentre era in corso d'opera e adesso sta ultimando proprio la preparazione del filetto, quindi la sfilettatura. Allora, la sfilettatura è di per sé semplice, chiaramente le prime operazioni non verranno perfette, ma dopo un qualche numero di pesci sfilettati sicuramente si riesce a farlo comodamente e benissimo. Bisogna levare la testa al pesce, cercando chiaramente di levare il meno polpa possibile dalla parte alta della schiena. Poi si fa un'incisione, adesso purtroppo non abbiamo più pesci, se no ve lo facevo vedere, si fa un'incisione sulla parte della schiena, della pinna dorsale, e piano piano con la punta del coltello si divide la polpa dalla lisca, prima da una parte e poi dall'altra, e si ottiene il filetto, che è questo che vedete qua, che sta adesso spellando sempre con... Ecco, che coltello abbiamo usato? Questo è importante, non tutti i coltelli sono idonei. No, ci vogliono dei coltelli leggermente flessibili, piccoli, non eccessivamente grandi perché si possono manovrare meglio, e affilati, perché è importante per non rovinare la polpa del pesce. Come si riconosce un'orata fresca, una buona orata? Allora, anche qua avremmo dovuto avere qualche pesce fresco da farvi vedere. La polpa deve essere bella soda, bella compatta. Toccandola col dito non deve rimanere convessa, ma deve tornare. Poi dobbiamo guardare la branchia, il colore delle branchie deve essere di un bel rosso acceso. Quella è una cosa che è insofisticabile, cioè non si riesce a cambiare. L'occhio dovrebbe essere bello vitreo, bello lucido, ma diciamo che la compattezza delle carni e l'occhio con una buona conservazione si riescono a camuffare, qualche giorno si riesce a camuffare. Il colore della branchia è incambiabile, quindi dopo un giorno il colore della branchia perde il lucente, dopo due giorni perde il rosso, dopo tre giorni diventa nocciola, marroncino. Quindi con il colore della branchia abbiamo l'età del pesce senza ombra di dubbio. Certo. Orata di pescato e orata di allevamento, quale differenza? Allora, l'orata allevata è sicuramente più scura, ha un colore, questa è orata allevata e ha un colore molto scuro, la parte del dorso
tende al verde, al grigio. L'orata allevata è più chiara, ha questa parte qua di questo colore qua, molto più chiara e molto più lucente. E nella parte della pancia ha ancora la classica macchia d'oro che hanno le orate. L'orata si chiama orata perché ha la macchia sul muso e sotto la pancia. L'orata allevata questa macchia la perde per un grosso quantitativo di pesce che c'è in un piccolo spazio, e proprio per la razza dell'orata allevata che è ormai mescolata. Lo vediamo da queste due cambiamento di colore, il resto è... Certo, e dal punto di vista del gusto, l'orata di allevamento è inferiore rispetto all'orata pescata in mare? Insomma, è chiaro che avendo un prezzo di mercato anche molto più contenuto è logico che non avrà tutte le qualità dell'orata pescata, però la dobbiamo proprio eliminare, oppure comunque anche l'orata di allevamento può essere buona? L'orata d'allevamento, specialmente quelle italiane, sono senza dubbio più saporite di quelle che vengono dall'estero. Ci sono un sacco di prodotti sul mercato, abbiamo delle orate che vengono dalla Grecia che hanno una qualità leggermente minore di quelle italiane, proprio per il metodo d'allevamento e i prodotti che vengono somministrati agli animali in fase d'allevamento. Chiaramente il prodotto italiano è senza dubbio, sì, è più caro sicuramente, ma è senza dubbio migliore rispetto al prodotto estero. Anche qua, come in tutte le cose, bisogna cambiare l'alimentazione, quindi magari ogni tanto mangiare il pesce allevato, ma perché no? Ci sono un sacco di pesci pescati che sono 100 volte più buoni di un pesce allevato e costano molto meno, quindi pesce sciabola, sgombro, qualsiasi. Pure hanno molte proprietà, diciamo, benefiche per... Benefiche e sono pescati. Adesso il pesce allevato noi lo utilizziamo ed è ormai nel mercato, chiaramente non voglio demonizzarlo, ma il pesce pescato è 100 volte più saporito del pesce allevato. Tutti gli scarti della sfilettatura del pesce naturalmente non si buttano via. Ce lo confermano, ti chiami? Irene? Giulia. Irene e Giulia, perché con questi scarti che cosa abbiamo preparato, Irene? Allora, abbiamo preparato il fumetto che si fa con cipolla, carote e gli scarti del pesce e gli aromi. Li facciamo rosolare e quando sono rosolati aggiungiamo l'acqua fredda, che non bisogna farla bollire e bisogna tenerla a fuoco basso. Fuoco basso. Per aromi che cosa si intende? Timo e maggiorana. Timo e maggiorana. Un po' di carota ce la mettiamo? Sì, cipolla. Quindi, cipolla, carota, sedano, benissimo. Facciamo quindi un fondo, un battuto, poi aggiungiamo gli scarti del pesce, facciamo un pochino rosolare, mettiamo un po' di vino bianco? Sì. Ecco, non l'avete messo. Si aggiunge l'acqua e si fa sobbollire per quanto tempo? 2 ore, quindi ci vuole un bel po', diventa un brodo quindi a tutti gli effetti, e questo è fondamentale per poter fare un buon risotto di pesce. Senza il fumetto il risotto di pesce non risulta così saporito. Grazie ragazzi, vi faccio proseguire. Qui stiamo portando a cottura il riso, naturalmente l'abbiamo fatto all'ultimo momento perché il riso va servito al dente, se no scuocerebbe. Quindi abbiamo fatto un fondo di cipolla, partiamo da lì. Allora, abbiamo fatto il fondo di cipolla con l'olio, abbiamo messo a tostare il riso, quando è tostato abbiamo aggiunto il fumetto di pesce che abbiamo fatto prima. E portiamo a cottura. A cottura, e poi dopo 10 minuti abbiamo aggiunto il pesce, l'orata. Ecco, quindi è importante capire e sapere quando va aggiunta l'orata che è stata spezzettata in piccoli bocconi, Dopo 10 minuti che abbiamo aggiunto il brodo nel riso, aggiungiamo l'orata e dopo 5 minuti dovrebbe essere pronto. Quindi diciamo in tutto 15-20 minuti. Abbiamo usato un carnaroli? No. No, di solito per i risotti è indicato. Comunque, professore, che riso abbiamo usato? Pensavo un carnaroli, mi dice di no. Sì, sì, era un carnaroli. Era un carnaroli, allora rettifichiamo, era un carnaroli.
e mi sembra che stia cuocendo sì. per bene, 15-20 minuti, vero? Nei fuochi quelli industriali, questi qua sono un pochino più potenti, quindi già 15 minuti se no in casa 20-25. No, 18-20. 18-20. 20 minuti è difficile arrivare. Quindi 20 minuti è difficile, benissimo. Okay. Allora poi lo impiattiamo, lo vediamo nel tavolo finale anche questo. Grazie. E non poteva mancare nell'edizione di ricette di classe 2015-2016 la presenza fondamentale in queste puntate della nostra nutrizionista Silvia Molinu. Benvenuta, ricominciamo questo percorso e entriamo subito in medias res nelle preparazioni del menù di quest'oggi. E allora questo risotto all'orata, che cosa possiamo dire da un punto di vista nutrizionale, organolettico? Dunque, diciamo che il risotto è un ottimo piatto, soprattutto se si tratta di un risotto con verdure oppure anche con il pesce. Se lo associamo con del pesce può essere considerato quasi un piatto unico, nel senso che basterebbe poi aggiungere un contorno, quindi un abbondante piatto di verdura, per avere già un ottimo pranzo dove sono presenti tutti i nutrienti fondamentali. Quindi abbiamo carboidrati complessi, quelli diciamo migliori, che sono utili per avere energia e per ad esempio per i nostri sportivi quando fanno attività fisica hanno bisogno di molto diciamo di questi carboidrati. Abbiamo proteine che servono per moltissime funzioni all'interno del nostro corpo, prime fra tutte quella strutturale, quindi costituiscono i nostri muscoli, ma costituiscono anche i nostri anticorpi, quindi sono utili per il sistema immunitario e quindi in questa stagione ci permettono di proteggerci anche dalle malattie di stagione. Certo, quindi un piatto che consigli? Un piatto che consiglio assolutamente, anche perché il pesce di solito non è associato con una grande quantità di grassi e quindi via libera. Ecco, se invece ci spostiamo, chiediamo a Davide Morina che oggi riprende la puntata, se ci spostiamo davanti agli spiedini di muscoli, veniamo qua dietro e parliamo un po' di questi mitili che sono un po' il vanto delle nostre produzioni tipiche. Cosa possiamo dire dei muscoli? Dei muscoli possiamo dire che sono una fonte proteica a basso costo, quindi diciamo che possiamo tutti permetterci ogni tanto di mangiare dei muscoli. Sono ricchi di proteine ad alto valore biologico, cioè proteine che contengono tutti gli amminoacidi essenziali, quindi sono utilissime anche per la crescita dei bambini. Una caratteristica dei muscoli è quella di avere anche una grande quantità di iodio e quindi sono molto utili per la prevenzione delle malattie della tiroide che purtroppo si stanno diffondendo anche nei nostri luoghi. E per il colesterolo? Per il colesterolo possiamo dire che effettivamente hanno un contenuto abbastanza alto di colesterolo, tuttavia se non li mangiamo fritti o comunque non li associamo con grandi quantità di grasso, di questo colesterolo ne assorbiamo meno, quindi ogni tanto ci si possono concedere senza nessuna difficoltà. Grazie dottoressa, adesso le chiediamo di seguirci in un altro laboratorio di cucina, più esattamente nella cucina grande. Oggi vi proponiamo non uno chef, bensì due e andiamo poi a incontrare il nostro chef Alessandro Bettarelli. Oggi presenteremo un confronto tra due ricette molto in voga tra i ragazzi. Quindi sono piatti che i ragazzi consumano quotidianamente, probabilmente senza pensare molto né a quante calorie possono ingerire utilizzando questi piatti e né a che cosa effettivamente questi forniscono loro dal punto di vista nutrizionale. Vediamo un confronto tra un hamburger diciamo tradizionale, cioè di quelli anche industriali che si trovano diciamo quotidianamente nelle nostre città, e un hamburger invece che abbiamo chiamato zero. I ragazzi l'hanno chiamato così per indicare che si possono sostituire alcuni ingredienti per renderlo un po' più leggero, un po' più salutare. Vedremo anche una versione alleggerita, quindi una versione un pochino più salutare del kebab, quindi sostituendo le salse che di solito vengono messe in questi piatti. Nell'hamburger tradizionale abbiamo utilizzato una carne
estremamente magra. Abbiamo preso un pezzo, uno scamone per precisione, l'abbiamo tritato noi, quindi non abbiamo aggiunto alcun grasso. È un hamburger privo completamente di grasso, quindi quel poco grasso che c'è è quello nell'amarezzatura leggerissima della carne. Mentre nell'hamburger, quello tradizionale, quello che troviamo in tutti i fast food, è un hamburger fatto con una carne che ha una media del 40-45% di grassi aggiunti, quindi è una carne che è 100 volte più grassa, 100 volte più facile da cucinare, perché il grasso in cottura si scioglie ed è impossibile che venga asciutto, sarà sempre buono, piacevole e palatabile. Il nostro hamburger invece, quello genuino, quello magro, avrà una estrema difficoltà nella cottura, in quanto noi dobbiamo cuocere la carne al punto giusto, perché appena passiamo il punto di cottura la carne si inaridisce e alla masticazione risulterebbe una cosa alta. Lorenzo, questo chiaramente è un grasso zero, mentre questo invece è un hamburger, quello tradizionale. L'hamburger tradizionale, abbiamo preso il pane, quello che usano tutti, pieno di margarina, comunque pieno di prodotti grassi. Poi all'interno ci abbiamo messo la maionese all'interno del panino, poi vabbè, soliti accompagnamenti, pomodoro, insalata e cipolla. Come contorno invece le solite patatine fritte, che non devono mai mancare. Mentre in quello con grasso zero ci abbiamo messo la maionese light, poi soliti condimenti, insalata, pomodoro e cipolla, e come contorno di patata ci abbiamo messo la jack potato. Come si fa? In pratica si prendono le patate, si dà una lavata e si mettono così con la buccia nel forno. Si aspetta che si cuociano, dipende dalla grandezza della patata ovviamente, e una volta che sono cotte si aprono a croce con un coltello, si aprono come ha fatto vedere il prof prima, e si mette un po' di sale, pepe e olio. Benissimo, allora ragazzi, prendete esempio. Vi assicuro che anche la seconda versione di questo hamburger è squisita, è buonissima. Pensate alla vostra salute, è un investimento per il vostro futuro. Ve lo dicono i ragazzi dell'alberghiero che hanno la vostra età e quindi si stanno adoperando per trasmettere questi messaggi a tutti quanti. Ed è importante questo, perché come ci si comporta oggi è come mettere in banca dei soldi, ce li ritroviamo anzi con tutti gli interessi quando saremo più adulti. E adesso ci trasferiamo in Turchia con un piatto tipico, il kebab, una preparazione che sempre di più sta prendendo campo nella nostra città, stanno aprendo vari locali, professore. Forse non sappiamo bene di che cosa si tratta, anche se sicuramente è una preparazione gustosa che noi apprezziamo. Che cos'è il kebab? Allora, il kebab nasce appunto nei paesi balcanici, dalla Turchia. Il piatto originale è a base di montone, è un piatto della tradizione povera, con una carne durissima, una carne difficile da cucinare, difficile da lavorare, quindi questa preparazione qua è appunto studiata per rendere masticabile una carne durissima, un animale vecchio, un animale che è difficile da lavorare, quindi viene stratificato a lame molto sottili nella pila classica del kebab che noi oggi non abbiamo. Particolare di questa preparazione è che viene poi tagliato a lame molto sottili e quindi rende più masticabile una carne ricca di collagene che sarebbe difficile da sciogliere. Il kebab nasce già di suo come un piatto povero di grassi saturi, in quanto quasi tutti i kebab che troviamo nei chioschi sono a base di tacchino, pollo e un po' di vitello. Quindi noi lo abbiamo rivisitato mettendoci un panino fatto senza lieviti, un panino fatto con delle farine poco abburratate, abbiamo lavorato sull'impasto del pane e l'abbiamo fatto solo di pollo, l'abbiamo spadellato con un po' di curcuma e di curry. E poi l'abbiamo composto utilizzando le verdure classiche del panino. Non abbiamo messo neanche qua la maionese, come spesso accade in maniera errata, perché il kebab nasce con la salsa allo yogurt,
che è una salsa a base di yogurt, olio extravergine e cetriolo, o con o se il cetriolo è un ingrediente che può esserci, come no. Quindi di suo diciamo che è un piatto che non ha quantitativi di colesterolo enormi, e i grassi sono grassi non eccessivamente ricchi di colesterolo. Noi siamo stati semplicemente attenti a quelli che sono i condimenti e abbiamo utilizzato solamente carne di pollo. Allora, vedete che in questo piatto ci sono le carni di cui vi parlavamo, che sono già state debitamente marinate con le spezie che abbiamo detto e un filino di olio, ma veramente poco. Adesso stiamo scaldando una padella. Ora stiamo scaldando la padella per far caramellizzare, come ha detto il prof, la carne, in modo tale da far sembrare come quando si va dai kebabari, che appunto sono belli abbrustoliti e belli buoni. Adesso noi la cuociamo, giusto per farla abbrustolire un pochettino, e poi la serviremo insieme al pane arabo. Ecco qua. Ok, si deve lasciare un pochino così in modo tale che si caramellizza per bene. Ci vorranno sui 5 minuti più o meno. Dottor Montanari, la collaborazione con l'Istituto Alberghiero Casini della Spezia sta dando i suoi risultati. Le ricette della salute, di che cosa si tratta? Si tratta di un percorso che abbiamo affrontato con l'Istituto Alberghiero e con i ragazzi che frequentano l'Istituto, in particolare quelli della terza e degli altri corsi a venire, in cui Alice, di cui io sono presidente, insieme alla Simige Giovani e insieme al Polo Universitario della Spezia, per quanto riguarda il corso universitario in infermieristica, hanno messo in piedi per poter in qualche maniera tradurre le indicazioni che diamo sull'educazione alla salute in atti pratici. In questo caso, parlando di problematiche di nutrizione e alimentazione all'interno come prevenzione all'interno dell'Istituto Alberghiero, è nata l'idea di creare delle ricette della salute. Queste ricette della salute poi saranno prodotte, saranno tranquillamente visibili in televisione grazie a Tele Liguria Sud, e poi vedremo di fare anche qualche cosa insieme all'Istituto Fossati, che ci produrrà la grafica di queste ricette della salute. Allora, si sono comportati bene i ragazzi? È stata, insomma, secondo me una bella dimostrazione del fatto che con poco impegno si può veramente ridurre la quantità di grassi dannosi nei piatti che consumiamo abitualmente, senza, diciamo, togliere nulla al gusto, quindi anzi introducendo dei gusti un po' particolari, un po' nuovi, come l'uso delle spezie per ridurre ad esempio la quantità di sale all'interno di questi piatti, il fatto di sostituire la maionese tradizionale che ha uova e una grande quantità di olio con una maionese veg, quindi una maionese in cui non ci sono né uova e quindi ovviamente né colesterolo, e in cui c'è l'olio extravergine di oliva, che è tipico della nostra, diciamo, tradizione culinaria, permette di arricchire questi piatti anche di valori nutrizionali positivi, quindi di antiossidanti, di sostanze protettive anzi per il nostro sistema cardiovascolare. E quindi, insomma, complimenti veramente a questi ragazzi. Sara e Sara, alla mia destra e alla mia sinistra, ci fanno vedere come si preparano gli spiedini di muscoli. Cominciamo con te. Allora, si prende il prodotto, che naturalmente va ben pulito. Poi dopo l'abbiamo lavato, l'abbiamo messo sul fuoco per farli aprire. Dopodiché l'abbiamo messi dentro lo spiedino e l'abbiamo impanato. Naturalmente li abbiamo estratti dalle valve, per benino, guardando che non rimanga quell'erbino, no? Quell'erbetta che non va bene. Dopodiché l'abbiamo messa sul fuoco, eccetera, e l'abbiamo impanata con questa impanatura, con un pane, prezzemolo tritato, olio e sale. Allora, facciamo una panura con pane grattugiato, naturalmente, prezzemolo e sale, ho detto bene? E un pochino d'olio per fare amalgamare gli ingredienti, benissimo. Poi? Dopodiché li metteremo nel forno ad altissima temperatura, ma per poco tempo, per gratinarli. Ecco, però naturalmente prima bisogna far vedere, Sara, lo fai vedere tu, come li abbiamo impanati. Li abbiamo prima infilzati, vedete i vari passaggi, no? Al massimo ne abbiamo messi in uno spiedino 4-5, non di più. Poi, tenendo ovviamente questa parte, li abbiamo passati nel pane. Oppure sarebbe sbagliato prima impanare i muscoli e poi infilzarli? Non,
penso. No, voi non avete fatto così. Voi li avete prima infilzati e poi impanati. Dopodiché come li cuociamo? Ripetiamolo un po'. Prima riscaldiamo il forno ad un'alta temperatura, 250-280 gradi, e poi quando il forno è ben riscaldato si mettono a gratinare. A gratinare, benissimo. E anche questi nostri muscoli buonissimi sono pronti. Un buon menù a base di pesce non può fare a meno di una insalata di mare. In questo caso abbiamo utilizzato un polpo. E allora con ti chiami? Nicola. Nicola, vediamo come la prepariamo questa insalata a base di polpo. Intanto cominciamo con bollire il polpo partendo da acqua fredda con un pugno di sale e per circa 40 minuti un'ora, poi si fa raffreddare prima di tagliarlo, si provvede a togliere il dente e poi come vediamo si comincia a tagliare i tentacoli a listarelle e poi si condisce assieme all'insalata con pomodori, noi abbiamo aggiunto anche dei finocchi e dell'insalata. Ecco, quindi dell'insalata verde, dei finocchi e dei pomodori che avete già preparato là. Naturalmente è fondamentale che il polpo sia fresco. Ecco, una curiosità, per renderlo tenero il polpo, perché il rischio è che sia un po' duro, no? E come si può fare? Per renderlo meno duro si può, beh, intanto cuocerlo. Non troppo, perché prolungando troppo la cottura si tende a renderlo troppo duro e raffreddarlo magari anche velocemente nella battitura in questo caso. C'è chi per esempio lo acquista il giorno prima, lo mette nel congelatore e poi lo fa scongelare perché così si ritiene che rimanga più tenero. Può essere un sistema anche questo? Certo, può essere un sistema anche questo. Può essere un sistema anche questo. Dimmi. E l'insalata poi la andremo a condire con una citronette che abbiamo preparato prima con lime, olio d'oliva, sale e pepe. Naturalmente rigorosamente olio extra, extra vergine di oliva, è importante. Bravi, vi lascio proseguire. Intanto però, dottoressa, il polpo, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che il polpo è una carne, diciamo, magrissima, di ottima qualità. E soprattutto se, come diceva giustamente il nostro piccolo cuoco, diciamo così, se l'associamo con delle verdure, soprattutto crude, e le condiamo con olio e succo di limone o succo di lime che forniscono vitamina C, questa vitamina C aiuta ad assorbire più ferro, quindi soprattutto le persone che hanno una carenza di ferro possono usare questa strategia per aumentare l'assorbimento di ferro, quindi ogni volta che mangiamo un alimento proteico, la carne o il pesce, aggiungiamo sempre del succo di limone. L'olio extravergine d'oliva è anche molto protettivo, anche questo, anti-invecchiamento, antitumorale, per la presenza di vitamina E e di polifenoli. Ecco, quindi questo piatto naturalmente è salutare per tutti, ma in particolar modo le donne lo dovrebbero consumare, perché hanno spesso carenza di ferro. Infatti, molte donne hanno carenza di ferro e spesso sono costrette a ricorrere a integratori, non sapendo che potrebbero anche diminuire l'uso di questi integratori cercando di assorbire più ferro mangiando più alimenti che contengono vitamina C. Come sono importanti questi suggerimenti, grazie dottoressa. Tra tutti gli studenti dell'Istituto Alberghiero Casini della Spezia ce n'è una studentessa che ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, ha vinto un concorso nazionale per il miglior cappuccino in Italia. È qui vicino a me e si chiama Esmeralda. Questa esperienza, Esmeralda? Allora, questa esperienza è stata bellissima per me perché ho potuto confrontarmi con altre scuole italiane e comunque la preparazione è stata molto elevata fra tutti, eravamo molto preparati e questo concorso praticamente prevedeva una sorta, dovevamo fare due cappuccini in 15 minuti. Quindi c'era anche un tempo ben definito per cui bisogna essere precise e veloci. Sì, perché se superavi quei 15 minuti andavi, ti toglievano tot punti e non riuscivi comunque ad arrivare comunque tra i finalisti. Certo, e quindi naturalmente hai dovuto prepararti per questo concorso. La tua preparazione a chi si deve? A chi vuoi dire grazie per essere così riuscita a vincere il premio? Allora, al professor Manzo e anche alla Barbara. Che è questa ragazza qui che ha perso
dei pomeriggi con te delle mattinate per insegnarti tutti i trucchi. E allora lo possiamo chiedere a lei, quali sono i trucchi per preparare un buon cappuccino? Che cosa bisogna rispettare come regole? Prima di tutto la crema deve essere perfetta, non deve avere bolle, deve essere omogenea, bella lucida. E poi bisogna stare attenti nell'estrazione del caffè. Sono una serie di accorgimenti che si utilizzano per avere poi un lavoro perfetto in tazza. Ecco, perché mi pare anche attraverso la televisione lo si può constatare, in queste gare ci sono dei giudici molto molto severi che pretendono tanto. Sì, i giudici sono molto severi e sono attenti ad ogni minimo dettaglio, quindi il lavoro deve essere ottimale, deve essere perfetto. Ecco, e allora sei stata perfetta, Esmeralda, e quindi hai vinto, diciamo, qual è stato il premio? Il premio per questa tua vittoria al concorso. E la macchina del caffè della Cimbali per la scuola. Una macchina, diceva il professore, del valore di 10.000 euro che hai potuto portare qui nella tua scuola e a dimostrazione di quanto sei brava. Ma i premi per i nostri studenti non finiscono qui. Infatti alla mia destra abbiamo Jordan che stringe tra le mani un prestigioso trofeo, una bella coppa. Dove l'hai vinta, Jordan? L'ho vinta al concorso di Genova il 4 novembre per una gara di biodrink che consiste nel fare un cocktail senza sostanze nervine o alcoliche. Certo, è stato difficile, è stata dura la gara? È stata dura sì, perché c'erano degli avversari molto competenti e un po' di ansia è venuta. Certamente, ma quando la preparazione è quella del professor Luigi Manzo non si deve tremare, non si deve aver paura di affrontare questi contesti. E lei, professore, non lascia proprio niente al caso, è abbastanza severo perché non si può derogare da regole ben precise, da rispettare i dettagli per poter poi arrivare a competere in questi contesti nazionali. Sì, nei concorsi bisogna guardare molto i dettagli, anche se devo dire ho partecipato anche a concorsi di cui non farò il nome, dove chiedevano delle cose tipo il Negroni shakerato. Purtroppo bisogna cercare sempre di fare concorsi neutri dove le regole sono ben chiare e magari si fanno anche delle ricette codificate. Il suo era più complesso perché bisognava fare un cocktail biodrink, quindi non doveva avere sostanze alcoliche né bevande gasate né bevande nervine. Quindi adattissimo per i giovani. Sì, ma infatti noi ce la siamo giocati presentando sia lui che la sua compagna di classe, la Leila, presentando un cocktail ricco di vitamine e puntando sulla presentazione proprio sull'aspetto di questa mancanza di vitamine che nell'inverno c'è. Quindi si può bere, il messaggio che lanciamo a tutti i ragazzi, anche rispettando le regole della buona salute. Ma sì, io trovo illogico bere tanto per bere, quello, scusate, lo fanno anche gli animali, cioè invece degustare è una parola diversa, in più sapendo che in questi periodi c'è bisogno di vitamine e così via, allora proprio provare a bere questi cocktail che non hanno nulla da invidiare ai cocktail alcolici, anzi fanno anche bene. Certo, quindi impariamolo, diciamo a tutti i ragazzi che ci ascoltano, a degustare appunto questi cocktail che non fanno male e che non hanno niente appunto da invidiare agli altri cocktail. Sono analcolici, sono biologici, diciamo così, cioè non usano ingredienti che possano nuocere alla salute e il risultato è soddisfacente. Dillo tu che sei un ragazzo e che li hai realizzati questi cocktail e li hai assaggiati, sono buoni? Sì, allora il mio cocktail consisteva con succo d'ananas, di pompelmo, succo di pomodoro e di mirtillo. Buonissimo. E allora in bocca al lupo a te e a tutti i tuoi compagni e chiudiamo anche lo spazio di Sala Bar. E qui abbiamo il cheesecake, che squisitezza! Siamo arrivati al dessert di questo menù a base di pesce. Professor Bettarelli, l'avete già ultimato, però vogliamo fare un passo indietro, vogliamo sapere tutto di come si prepara. Certamente, allora, questo è un cheesecake fatto a freddo, quindi è legato, diciamo, gelatinizzato con la colla di pesce. E c'è una base di biscotti, si frullano i biscotti, si aggiunge del burro fuso. Ci vogliono 250 grammi di biscotti. Biscotti possono essere o i digestive, biscotti non troppo dolci, oppure si possono usare anche
gli oro saiva, le marie chiamiamole. Mentre si frulla si aggiunge 100-120 grammi di burro fuso e abbiamo questa base. Si stende su una teglia con la carta da forno. Il burro contribuisce quindi ad amalgamare questi biscotti frullati. Sì, certamente, il burro è elegante di questa base, è una cialda praticamente che usiamo per fare la base croccante. Poi prepariamo una crema con 250 g di mascarpone, 250 g di ricotta. Si può cambiare, si può mettere un pochino di yogurt per renderlo più acido, si può usare anche del Philadelphia che dà un sapore un pochino più acido. La robiola? Anche la robiola va bene, sì, magari la robiola è un po' troppo, però si può provare a fare diverse. Quindi la crema viene fatta a freddo? A freddo. Si mescolano i formaggi, quindi 250 e 250, si aggiunge 200 g di zucchero e si crea questa crema. Sembrerebbe semplice. È semplicissimo. Poi si mettono 12 g di cola di pesce ad ammollare in acqua fredda. Dopo che è stata ammollata si sciolgono in 50 g di panna, quindi a caldo. Si versa la panna nel composto di... Sciolgono che cosa? Non ho capito il soggetto. Colla di pesce, fogli di colla di pesce che abbiamo fatto prima ammollare in acqua fredda e poi li sciogliamo a caldo. Sì. Si sciolgono, si diluiscono nella crema di formaggi e abbiamo questo composto bianco che è la base del... Ecco, quindi va mescolata la colla di pesce ammollata con i formaggi, se ho capito bene. Dopo averla fatta sciogliere in 50 g di panna fresca, a caldo. Quindi si scalda in un tegamino, si aggiunge la colla di pesce e si miscela. E poi si aggiungono i formaggi. Si aggiungono i formaggi, adesso abbiamo capito bene. Per ultimo abbiamo una glassa ai frutti di bosco, che abbiamo usato 200 g di frutti di bosco, 100 g di zucchero, abbiamo scaldato. Anche in questo caso abbiamo usato la colla di pesce per gelatinizzare, abbiamo messo a mollare due fogli di colla di pesce e li abbiamo aggiunti ai frutti di bosco caldi. Abbiamo colato, dopo aver fatto raffreddare la crema di formaggi, sopra la crema di formaggi la glassa. E messo nell'abbattitore. Ho abbattuto per far più veloce, altrimenti in frigorifero ci vogliono dalle 4 alle 5 ore che raffreddi bene e poi si mangia. E questo è il risultato, mi pare molto molto goloso. E siamo arrivati al finale di puntata. Come sempre vedete qui davanti a me le preparazioni dell'attività di laboratorio di quest'oggi, debitamente impiattate alla mia sinistra, quelle realizzate dagli alunni del professor Mario Vangeli, alla mia destra quelli del professor Alessandro Bettarelli, al quale chiedo immediatamente di fare un rapido riepilogo di queste portate. Sì, quindi abbiamo fatto le stesse cose, però in due versioni, diciamo, abbiamo aggiunto qualcosa noi di personale. L'insalata di polpo è un po' variata, nell'insalata qua c'è una misticanza, là invece è predominante il finocchio e come base. E poi il risotto, abbiamo fatto un risotto con l'orata e il lime e abbiamo preparato degli spiedini, io li ho fatti fritti e il professor Vangeli adesso non sono ancora pronti, li ha fatti gratinati al forno. E poi il cheesecake abbiamo fatto tutti e due, adesso è presentato solamente quello che abbiamo preparato con la terza. Il risotto lo avevamo lasciato, che i ragazzi lo stavano appunto preparando, poi tolto dal fuoco è stato mantecato con dell'olio, se ho capito bene, e appunto il lime, che è quello che dà il tocco, il segreto dello chef, la scorza del lime. Professor Manzo, non possiamo fare a meno di dire a queste portate quali vini possiamo abbinare. Sì, partiamo dal territorio e poi nelle varie puntate parleremo anche dei vini d'Italia. Così cominciamo, visto che siamo anche su YouTube, ci guarda un po' dappertutto, allora rendiamo importanza a tutti i vini. Però giustamente, come diceva anche il collega Alessandro, un Pigato oppure un Colline di Levanto, tra l'altro ci sono anche delle versioni di vini rosati che andrebbero degustati, oppure anche un vino bianco leggermente frizzante, perché sia nel caso del risotto sia nel caso dove è presente per esempio qualcosa di fritto oppure di untuoso, dato che c'è anche comunque dell'olio dell'oliva, allora i vini frizzanti vanno bene, perché è come se tra virgolette sgrassassero la lingua da questa untuosità. Ecco, questo è un... E dato che abbiamo anche dei piatti lievemente agrumati, qui è un pochino più difficile perché gli agrumi, insomma, allora possiamo fare con per concordanza con dei vini che ricordano questi profumi, ad esempio un Cinque Terre DOC. Oppure anche in questo caso un Riviera Ligure di Ponente, sempre Pigato, quindi per stare nel locale. Certo, lei è così contrario all'abbinamento di un rosso a piatti di pesce? Sì, e lo dico anche perché a me queste mode non è che
c'è una sua logica. Quando i francesi hanno inventato, poi de gustibus non disputandum est, come dicevano i latini, quando i francesi si sono inventati la scuola di abbinamento e hanno fatto bene perché i francesi sono maestri, hanno anche spiegato perché il vino rosso non va bene col pesce, perché il pesce, avendo un tipo, diciamo, di carne molto delicata, quando la masticavi, se bevevi su un vino rosso, soprattutto un vino rosso corposo, c'è questa presenza di tannini, è come se tu masticassi dei bolloni. C'è una sua logica scientifica, non è perché non si fa perché è un dogma, no, c'è una sua logica. È vero che ci sono alcuni piatti che vanno bene col vino rosso, però se ci fate caso sono piatti che presentano ingredienti speziati, peperoncino oppure uso di succo di pomodoro, di salsa di pomodoro e così via, come il classico cacciucco alla livornese. Io personalmente sono contrario, nel senso, poi de gustibus, come ho detto, non si discutono, i gusti sono fatti soggettivi, è una sua opinione. Logica, un'opinione logica, da ragionamento logico, perché loro sono di cucina e sono bravi. Ho visto i ragazzi, complimenti, perché comunque questi piatti qua a terzo anno di scuola, complimenti anche agli chef. Ma i ragazzi fanno anche sala e vendita, significa vendere, conoscere anche quello che stai preparando, quello che stai servendo, e dare anche una logica di vendita. Non è che... Certo, professore, questo e tante altre cose vi insegneremo se seguirete tutte le nostre puntate di Ricette di Classe. Questa si conclude qui dall'alberghiero Casini, con una rappresentanza degli studenti che oggi hanno partecipato e hanno animato questo spazio televisivo. Vi salutiamo, vi invitiamo come sempre a seguirci tutti i venerdì alle 18.50 prima del TLS giornale con Ricette di Classe. Arrivederci.